Lucia Bacci, dirigente scolastico dei licei San Giovanni da San Giovanni nella provincia di Arezzo. Buongiorno. Buongiorno. Dottoressa Bacci. Dottoressa, voi siete presenti a Didatta 2023 dopo aver svolto un seminario su un tema molto sentito, che è quello del metaverso, realtà aumentata, realtà virtuale, fatto a fine febbraio e riproposto in questa kermesse, in questo festival, fiera di Didatta. Ecco, ci può riassumere il senso di quel seminario, soprattutto in chiave di scuole di rete, perché è un concetto su cui voi contate molto, prego. Sì, abbiamo organizzato questo convegno seminario studi con una rete di scuole, si chiama Valutazione in Progress, di cui fanno parte scuole del Lazio, della Toscana e dell'Emilia Romagna. In questo convegno abbiamo affrontato le nuove opportunità, le sfide, ma anche i rischi di una didattica legata a tecnologie emergenti come ad esempio il metaverso. Allora, mi diceva prima che il rischio che le scuole possano un po' chiudersi, diventare un po' autoreferenziali nell'utilizzo del metaverso e delle nuove tecnologie. Ci spiega un po' questo concetto? Allora, oggi per affrontare le sfide di scuola 4.0, ma anche le sfide dei piani del PNRR, le scuole che sanno fare rete, che sanno fare squadra, avranno più possibilità, perché si tratta di costruire insieme delle buone pratiche. Ad esempio, la rete Valutazione in Progress, con la collaborazione della Fondazione Golinelli, che è di grande qualità nell'ambito della realtà aumentata, virtuale, metaverso, realtà mista, pensiamo di costruire insieme ai nostri docenti una formazione tale da essere in grado anche poi, come singola scuola e insieme in rete, di costruire classi gemelle in metaverso, dove i nostri studenti e i nostri docenti possano scambiare le esperienze didattiche. Un altro elemento emerso durante i vostri seminari è il coinvolgimento particolarmente spiccato da parte dell'utenza, degli studenti, a fronte di esperienze come il metaverso. Questo potrebbe anche combattere l'insuccesso scolastico, la dispersione? Allora, noi speriamo che appunto le tecnologie offrano proprio questa possibilità, rinnovare la didattica proprio per favorire un apprendimento che sia più attraente perché più immersivo, e in questo modo poter combattere la dispersione scolastica e l'abbandono, oltre ad aumentare le competenze digitali e dunque rinnovare la dialettica apprendimento-insegnamento. Tutto questo, l'ultima domanda che le faccio, è già reale? Cioè, già oggi le scuole, attraverso gli stessi fondi del PNRR, possono avvicinarsi a queste applicazioni, a queste tecnologie? Sicuramente, per quanto riguarda le scuole che fanno parte della rete Valutazione in Progress, la strada è già avviata. Abbiamo già iniziato la formazione dei docenti con la Fondazione Golinelli e abbiamo già ricevuto più di 500 adesioni dei docenti. Quindi noi ci siamo già messi in cammino. Bene, ringraziamo Lucia Bacci che ci ha dato questa indicazione di esigenza di formazione e di probabile poi successo scolastico in chiave proprio didattica. Grazie. Grazie.